La do il benvenuto ad Effetto Notte, regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo. Grazie. Benvenuto Ivan, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti ricordiamo poi anche come firma di tante serie di successi in TV, da Una grande famiglia a Tutti i pazzi per amore, e poi ai protagonisti del film, li abbiamo appena visti, Rimao, Grillo, Ritzberger, l'ho detto bene? Sono stato bravo, ci ho azzeccato, e Leonardo Pazzagli. Buonasera. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro, lo dicevamo, questo argomento, lo ricordo anche alle amiche e agli amici che ci seguono da casa, ci avete chiesto in tanti di trattarlo perché è un argomento che riguarda veramente tutte le famiglie. Che cosa sta succedendo, o molte famiglie, che cosa sta succedendo, Ivan? Noi pensiamo un po' all'adolescenza, quando si dice, ora non voglio usare frasi fatte, no? La dolce ala della giovinezza, quell'età dorata, eccetera. Eppure, come dici tu, presentando questo film, è un momento di bellezza, ma anche di terrore per molti ragazzi. Sì, lo è, perché è un momento di prime volte, è un momento in cui i ragazzi non hanno ancora nessun senso di prospettiva, tutto quello che ti accade per la prima volta ha il valore di un assoluto, un'età quindi in cui si è anche molto esposti alle violenze, in cui il giudizio degli altri pesa su delle personalità che si stanno ancora formando e quindi non hanno nessuno strumento di difesa. E io, frequentando molto le scuole, andando a presentare il libro su cui il mio film è basato, incontrando i ragazzi, ho conosciuto moltissimi adolescenti che sono entrati a contatto con il fenomeno del bullismo, a volte drammaticamente, coinvolti in prima persona, più spesso come spettatori che non hanno scelto di intervenire. Cioè, quindi, ancora peggio forse, sì, no? Forse sì, e forse su quella parte, che è una vasta area grigia, che andrebbe fatta un'opera di sensibilizzazione. Ma nel tempo sono cambiate le cose, perché insomma penso noi più o meno siamo coetanei, a te per esempio è mai capitata questa cosa? Sei mai stato oggetto di bullismo, di insomma? No, io sono stato un adolescente molto chiuso, introverso, osservatore, ma quello insomma, diciamo, è insomma, la voglia di essere osservatore, termini di sparte, è rimasta poi anche da grande. Avevo i complessi che hanno gli adolescenti, non crescevo mai, ero molto basso, però non sono stato oggetto di bullismo. Però ciò nonostante, dall'inizio io ho sentito per questa storia, prima in forma di racconto, adesso in forma di film, una forte urgenza mia personale, forse proprio per il fatto di averla scampata in qualche mm-hmm. modo, e quindi come con un sentimento di restituzione. No, è per capire se adesso è meglio o peggio di qualche anno fa, però lo chiediamo anche ai ragazzi, no? Ai giovani protagonisti, perché allora voi siete insomma attori, diciamo, in erba, ma che con questo film vengono fuori direi proprio anche molto bene, poi siete due bei ragazzi, quindi mi sa che questo problema ce l'avete avuto voi o non ce l'avete mai? Io credo che bisognerebbe allargare il concetto di bullismo. Cioè non si tratta di essere bullizzati solo quando si viene picchiati nei bagni o messi alla pubblica gogna. Per me il bullismo è anche tutto ciò che ti costringe a vivere con la paura, che ti costringe a non poterti esprimere, che ti costringe ad avere il terrore di essere etichettato e giudicato. Quindi per quello che riguarda questo tipo di bullismo qua, in senso forse lato, sì, alle scuole medie io mi ricordo che ero molto molto impaurito. Io credo anche alle superiori, perché paradossalmente tutta l'aspettativa che viene rilasciata sugli adolescenti in un certo senso storpia quella che è la loro naturale inclinazione. Per esempio tu sei di origine? Io sono nato a Vienna, da padre indonesiano e madre austriaca e anche cittadino italiano, quindi sono un cosmopolita. Quindi ti vedevano come te, sì. Un pochino, no, alla fine, un pochino, paradossalmente, sì. È un po' quello che stavamo dicendo. Tra l'altro voi avete fatto un tour, Ivan, in questi giorni, nelle scuole che continua, un tour, sì, voluto appunto dalla Chiriade che distribuisce il film, dalla Fondazione Cinema per Roma, però anche sostenuto dal Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Avete incontrato tanti ragazzi, tanti, no? Voi siete un po' più grandini, insomma, però un po' più piccoli di voi. Che cosa avete scoperto? Che ti hanno detto? Beh, è stato bellissimo. Intanto la possibilità di incontrare, adesso sono già quasi 3.000 e altri ce ne saranno ancora in questi giorni, la possibilità di presentare il film per primi a loro è stata per me molto importante. E intanto io sono molto contento che si siano riconosciuti nella storia del film, nei meccanismi che vengono raccontati, ma anche in questi personaggi che non sono dei santi, sono dei ragazzi adolescenti, insomma, con tutte le loro contraddizioni, insicurezze, a volte sono anche irrispettosi, hanno il loro linguaggio, il loro modo di comportarsi. La cosa che più mi ha colpito è che il film, in tutte queste proiezioni, ha fatto sì che loro avessero voglia di parlare delle loro vite, delle loro storie. Sono stanchi di questi schemi che vedono poi ripetersi nella società degli adulti. E le famiglie, no? Il film ce le fa vedere, ma insomma questo sicuramente anche chi ci sta seguendo da casa in questo momento, i genitori se lo pongono questo problema, no? Perché si dice anche qui una frase fatta, il genitore è il mestiere più difficile del mondo, no?
Perché è tutto troppo, troppa fiducia, troppo amore, troppa severità, quindi come la mettiamo? Beh, ovviamente non c'è una ricetta, io non sono genitore, ho molto rispetto per questo che è effettivamente, anche se è un luogo comune, il mestiere più difficile del mondo. Io non volevo, io volevo raccontare che non esiste un'equazione per cui a un adolescente difficile, che sia bullizzato, bullo, che abbia un altro tipo di problemi, corrisponda a una famiglia disattenta, anaffettiva, con dei problemi. In realtà queste cose non succedono nelle case degli altri, succedono anche nelle case di genitori che cercano di stare vicino ai figli. L'età però è molto complessa, l'idea del gruppo, come diceva Rimau, è molto forte. C'è un sentimento di vergogna contro cui, per esempio, il film cerca di dire delle cose. Le persone bullizzate spesso non reagiscono perché pensano di essere sbagliate e quindi hanno vergogna a mostrarsi. 16 anni non è l'età ideale in cui noi tutti abbiamo cercato i genitori come confidenti dei nostri problemi. E per cui effettivamente il rischio c'è, a volte i genitori, questo succede a Blu, una delle protagoniste del film, crede di essere anche più matura dei suoi genitori sbagliandosi, andando incontro a un errore fatale. Il dialogo è importantissimo, il film cerca di dire ai ragazzi che anche quando non hanno il coraggio, la forza o la voglia di parlare con i genitori, di condividere però le loro esperienze con gli altri, perché il rischio peggiore è quello di trovarsi da soli, senza amici, a affrontare un mondo che ti mette nell'angolo. Quindi consiglio, se c'è un consiglio da dare ai genitori o al genitore? Beh, direi che sicuramente cercare un dialogo con i figli, ma che tuttavia non sia un dialogo invasivo, intrusivo, cioè comunque lasciare una grande libertà ai figli, però una libertà vigilata sempre, una sorta di di guinzaglio, sembra brutto, ma molto molto che lungo. Tenga conto del fatto che i ragazzi vogliono sviluppare una loro autonomia in quell'età. Vedi, Ivan, questi praticamente ci stanno insegnando tutto, cioè il troppo no, il no. Troppo non va bene. Io li ho ascoltati molto, loro mi hanno in qualche modo, anche se non direttamente, insegnato come fare il film, non soltanto i ragazzi che sono stati con me sul set, questi tre ragazzi straordinari scelti fra quasi 2000 ragazzi, ma tutti i ragazzi che ho incontrato fra la scrittura del libro e il film. Passano 5 anni in cui ho incontrato dei ragazzi che mi hanno, anche se non letteralmente, fatto vedere come io potevo fare questo film. E quindi, anche se non sei papà, sei diventato un po' papà anche tu, perché chiaramente da allora hai appreso delle cose. Allora, a proposito di modelli di riferimento per i ragazzi, anche un po' di idoli per i ragazzi, nella colonna sonora di questo film c'è un brano, insomma, di un cantante popolarissimo che è Mika, che ha accettato di prendere parte alla colonna sonora del film. Quindi, se avete dei ragazzi in casa, andateli a chiamare, perché arriva il loro idolo. Arriva Mika, eccolo qua. How did it all come to this? We started off as friends. It makes it easy to leave if we're strangers by 3 a.m. I'm pulling, but my heart is on the wire. Don't need 1,000 guards to lock me in. Doesn't take a fool to start a fire. Solitary spark and walls begin. You say it's only words, and that it will get easier with time. But nothing's only words, that's how hearts get hurt. You can't stop hearing Allora, fortissimo Mika, chi l'avrebbe immaginato, no, Ivan, che l'avremmo vista girarsi per i corridoi di una scuola dove era Udine? L'Istituto Tecnico Marinoni di Udine. Che è successo? Sì. C'è stato il panico. È successo una specie di miracolo, una magia, insomma. Intanto io ho conosciuto Mika per un'intervista, avevo sentito già il suo pezzo e lo volevo nel film. Lui è molto attento all'utilizzo della sua musica nei film, mi ha chiesto di vedere il film. E a quel punto, siccome il film mi è piaciuto molto, è nata l'idea non soltanto di usare il pezzo nella colonna sonora, ma di fare un percorso insieme. E lui ha avuto, lo racconta, esperienze di bullismo, un tema che gli sta molto a cuore, perché nella sua autobiografia, ma anche perché sta a cuore al suo pubblico, ai ragazzi con cui lui riesce a essere così in contatto. Abbiamo deciso di girare un video che fosse di per sé
un piccolo corto contro il bullismo. Io gli ho detto: devi venire a Udine, nella scuola dove abbiamo girato il film, e stare con i ragazzi. Lì c'è stato il delirio. Allora, perché anche dietro quello che può sembrare solo apparentemente un semplice video, ci sono molte cose, no? Sicuramente gli amici e le amiche che seguono da casa hanno visto con attenzione questo video, perché a parte ci dà il sapore proprio del film, e poi ci sono due elementi, no? Lo chiedo anche a voi, ragazzi: l'amicizia e il sogno, no? Sull'amicizia io posso dire che per me, credo per molti altri, l'amicizia è un po' come una seconda famiglia, cioè la vera famiglia che ti scegli, e serve tantissimo per trovare una sorta di boa, di salvataggio nei momenti difficili, e comunque anche nei momenti positivi, qualcosa in cui, con cui amplificare la propria felicità, per cui è sicuramente qualcosa di essenziale. Riguardo al sogno invece penso ci sia una duplice valenza, c'è quella positiva in quanto il ragazzo 14-16 si sta sviluppando e il sogno è la sua realtà personale, la realtà in cui lui cresce e ci fa vedere chi è, si fa vedere chi è. E la valenza negativa invece è che il sogno in un certo senso lo isola, perché l'amicizia in realtà è il vivere sociale, il sogno è un vivere asociale, sì ti forma ma ti impedisce di creare quel contatto che ti salva. Insomma, sono profondi, eh? Sono opinionated, no? Come si dice, sono pieni di... Senti, ma invece qui veniamo un po' alla domanda da 100 milioni di dollari. Felicità che cosa vuol dire? Perché poi questo film si interroga molto su questo, è quello che tutti vogliamo. Chi non la vuole la felicità? Forse a quell'età lì anche capire che se succede qualcosa che non ci piace non è la fine del mondo, sì. No? Sì. È un po' io credo la felicità per un adolescente possa essere quella di avere il tempo di capirsi, di capire chi è e che cosa vuole senza interferenze. E io il film, che è anche un film duro per tanti versi, prospetta però una possibile alternativa alla durezza della vita, e questa alternativa riguarda la mancanza di paura, l'avere il tempo di capire chi si è veramente, che cosa si vuole, e l'essere liberi da queste pressioni che ti condizionano. E poi, diciamo, io ti do una risposta forse più leggera, più light su questo: a volte appunto un brandellino di felicità passa attraverso anche la leggerezza, magari attraverso anche una canzone, come abbiamo visto, abbiamo sentito Mica prima, e poi un po' la cifra del tuo cinema, ma anche forse della tua scrittura, delle serie di successo che il pubblico che ci segue sicuramente conosce, è stata questa. Perché ora vogliamo fare un po' un omaggio a Ivan, approfittando che è qui in studio con noi, perché ricorderete, mi rivolgo a chi ci sta seguendo in questo momento, sicuramente la serie di grande successo Tutti pazzi per amore. Che cosa succedeva? Che a un certo momento i protagonisti di questa serie si fermavano, ne dicono per tutti, Solfrizzi, ma non c'era soltanto lui, e si mettevano a cantare, sì. E questo è diventato un po' anche la tua cifra. Allora noi, non so ragazzi, voi le conoscete un po' di... vediamo, non lo so se le conoscete o non le conoscete, noi abbiamo fatto un medley, Ivan. Vediamo se ci abbiamo azzeccato, eccolo. Non ho l'età per amarti, non ho l'età. Sai che cosa ne so, pensando a un senso, domani arriverà lo stesso. Soldi, soldi, ovvero barba fraschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché ti senti vive come un fascio e a piedi caldi se ne sta. Vive soldi! Perché sei donna, nata per farti amare, donna, nata per rovinare. Vabbè, noi abbiamo scelto in maniera totalmente opinabile, ora non vorrei finire a tralucci e vino, però dico, no? Forse un po', se possiamo dire, una canzone ci salverà, no? Non vogliamo fare la citazione, se bastasse una canzone, però insomma la musica può essere un po' una chiave. Non solo, no? La musica, ma anche, come si è visto, anche la distanza ironica. In fondo uno dei grandi problemi di questa età della vita è anche di considerare che quello che ti accade in quel momento è assoluto e sia per sempre. Io ho superato la mia adolescenza grazie agli amici e anche grazie a una famiglia molto ampia, non allargata perché non erano i tempi, ma insomma molto ampia,
che quando eri troppo triste o stavi troppo per conto tuo ti diceva che fai lì, sei ridicolo, ti faceva guardare da fuori. Quella distanza, che è la distanza ironica, che è la distanza del confronto con gli altri, la possibilità di rovesciare un momento di tristezza in un musical, secondo me sono importanti, non sono la risposta, ma ti permettono di superare perlomeno quel momento buio in cui ti sembra che non ci sia nessuna uscita. Tu dici, a proposito di questo film, vorrei che Un bacio fosse un film soprattutto per i ragazzi. I ragazzi, quando hanno visto il film, dicono che vorrebbero tornare a vederlo con i genitori, mostrarlo ai genitori. E in particolare un ragazzo a Genova ha detto davanti a tutti, quindi davanti a una platea di 300 compagni di scuola, che lui aveva seguito proprio l'andamento del film, e quando a un certo punto nel film c'è un bacio fra i due protagonisti, fra Lorenzo e Antonio, lui ha avuto un sentimento di turbamento che esternato, ha detto no, e poi alla fine, quando sono accese le luci, ha voluto raccontare questo momento e ha detto: io ho capito alla fine del film che io sono uno dei motivi della paura di Antonio, sono io una delle persone con questo atteggiamento che rendono così difficile la vita agli altri. Questo progetto che cosa vi lascia, e soprattutto che cosa succede adesso? Immagino che andiate avanti perché si è scoperto un talento vostro, no? Quindi non penso che vi fermate adesso con il lavoro di attore. Lo speriamo, confidiamo nel futuro, però sicuramente ci lascia una marea di grandi esperienze e anche una grande amicizia, perché comunque durante le riprese siamo diventati molto amici. Oltre alla grande amicizia, di cui sono contentissimo, Nardo l'ho visto sempre come un fratello maggiore durante le riprese, anche riferendomi di più al tour, è moltissimo materiale su cui lavorare. Ragazzi della mia età o più piccoli che veramente si mettono in piedi in una sala di 300 persone e parlano di se stessi, credendoci. Perché c'è tanta voglia di venire fuori, di parlare, di confrontarsi, e questa mi sembra una cosa bella, perché quando parliamo di piattume, no, sembra tutto così omologato, invece in realtà di energia e di vitalità ce n'è tanta. Bisogna trovare il modo però per farla venire fuori, sì, no? Sì. Cioè, è un modo, secondo me, di rivolgersi a questi ragazzi trattandoli come individui. Va bene, allora facciamo un grande in bocca al lupo per Un bacio al cinema, tra l'altro appunto è un film particolarmente importante, oltre che bello proprio per quello che ci racconta.